Il signore che vedete a fianco a me si chiama Piero Vivarelli, ha 73 anni molto ben portati, ne aveva poco più di 16 quando si arruolò nella decima massa del Junio Valerio Borghese. Con la decima fece tutta la guerra, andò dietro le linee, fece azioni di sabotaggio. Dopo la guerra fu arrestato e catturato, messo a disposizione degli alleati, fece un anno, mi pare, di galera e poi uscì. Ha fatto il regista e altre cose nella sua vita, ma la cosa forse più curiosa è che oggi è un iscritto al Partito Comunista Cubano ed è lui che ha preparato, con questa singolare biografia alle spalle, che ha preparato questo documentario su Salò e la decima massa. Ecco, perché l'ha fatto questa cosa? Ma come mai? Perché mi sembra che dopo 55 anni, quando l'ho fatto ne erano passati 52, sia arrivato il momento di tirare fuori gli scheletri dagli armadi. Se noi pensiamo che nelle nostre scuole ancora non viene insegnato in maniera perlomeno minimamente soddisfacente un periodo storico che oramai è antico, anche se questo mi invecchia, ecco, mi è sembrato giusto tirar fuori gli scheletri dall'armadi e devo dire sono stato abbastanza contento perché gli estremisti, diciamo, anche se io adoro gli estremisti, diciamo i manichei delle due parti hanno avuto tutti da ridire sul filmato, sia all'estrema destra che all'estrema sinistra. Beh, questo è un buon segno in genere. Lei è stato della decima ed è comunista oggi. Questo secondo lei la mette in posizione di imparzialità o di una doppia parzialità? Non è la stessa cosa, parzialità e doppia parzialità. In un certo senso forse sì. Personalmente sono convinto di essere stato imparziale, anche perché io non rinnego un attimo di quello che ho fatto. L'ho fatto e se mi trovassi nelle stesse situazioni storiche probabilmente lo rifarei. Comunque, parzialità o no, di questo giudicherà il lettore, il video spettatore, però posso assicurarvi che il documentario è molto bello come immagini, ci sono cose che non abbiamo mai visto, è drammatico. Ed è racconta una storia che in fondo è anche una storia molto romantica. Buona visione. Prendendo le mosse dai MAS, i motoscafi armati che nella guerra 15-18 avevano affondato due corazzate austriache,
Nel 1935 i giovani ufficiali del genio navale Tesei e Toschi idearono un mezzo idoneo per le sue ridotte dimensioni e per la sua segretezza a gettare lo scompiglio in qualsiasi eventuale flotta nemica. Mussolini aveva proclamato: "I nostri destini sono sul mare!" E l'Italia stava approntando una flotta platealmente potente. Nei cantieri della base navale di La Spezia si realizzarono invece mezzi che di plateale non avevano davvero nulla, coi mezzi d'assalto poi raggruppati sotto la sigla di copertura di Decima Flottiglia Massa. Il capitano di corvetta Junio Valerio Borghese, che al comando del sommergibile Chiré aveva forzato il porto di Alessandria, consentendo ai sub a Cavalcioni dei Maiali di affondare due navi da battaglia e una cisterna, dal 1 maggio del 1943 assunse il comando della Decima, che continuò ad esercitare fino al 25 aprile 1945. Prima dell'8 settembre 1943, la Decima Massa ha meritato 32 medaglie d'oro al valor militare, ha affondato 5 navi da guerra e 27 mercantili per un totale di 265.000 tonnellate. Questo è il famoso maiale. Il suo nome tecnico è SLC, siluro a lenta corsa. Ma uno dei prototipi ebbe questo battezzo di nome di maiale durante un'immersione. Siccome non riusciva a fermarlo sott'acqua, lui appena disse: "Secondo, ma fermami questo maiale", proprio in un urlo di rabbia. E da allora fu battezzato maiale e rimasto così. È un siluro a cui sono state adattate alcune modifiche sostanziali per permettere a due operatori di stare a Cavalcioni. La parte anteriore è la testa del siluro che al momento dell'attacco viene scollegata al siluro vero e proprio e appeso o deposto sotto la nave avversaria. Poi esiste la parte elettrica dei motori elettrici ed esistono le casse compenso per permettere con opportune manovre comandate dal primo pilota di riempire queste casse o svuotarle in maniera tale da avvassare come un piccolo sommergibile regolandone la immersione. È un mezzo assolutamente ancora rudimentale che però di estrema efficacia perché i risultati la storia li insegna. Questo è l'MTM ed è il barchino esplosivo. L'attacco avviene non per esplosione sull'urto, ma al momento dell'esplosione il barchino viene frantumato in due parti. La parte anteriore, dove c'è l'esplosivo, affonda. Appena arriva a 8 metri c'è un piatto idrostatico che permette l'esplosione. Quindi l'esplosione viene sul fondo, non per urto. Questo è lo SMA, che significa silurante modificato, allungato e allargato. È biposto, è munito di radio ricetrasmittente, velocità massima 30 nodi e serviva come appoggio agli MTM oppure serviva come anteria. Il siluro veniva espulso di poppa mediante aria compressa. I gruppi gamma erano stati inventati dal comandante Belloni, ma camminando sul fondo col vestito pesante, quello che noi poi usavamo per esercitazione, con tanto di scarponi di piombo e di apparecchio a due bombole per la lunga durata, e pretendeva di poter attaccare dei porti e delle navi facendo camminare degli uomini sul fondo chilometri, il che con un apparecchio ad ossigeno e con la natura del fondo che tutti conosciamo era un'impresa assolutamente impossibile. Difatti non riuscivano mai a terminare le esercitazioni se non con uno, due o tre sincopi prese dagli individui che lo facevano. Allora, tra questi c'era anche un valorosissimo ufficiale, sportivissimo e in gambissima, il comandante Volk, il quale intelligentemente si disse: perché camminare sul fondo? Non si può camminare in superficie? E allora inventò i gamma. Qui abbiamo il completo di una attrezzatura da esercitazione. Per le azioni vere e proprie invece veniva usata una muta di foglia di gomma, leggerissima, quindi era più un'illusione
di proteggersi dal freddo che non una verità, perché prima di tutto non avevano una chiusura, chiudevano soltanto per strettoia tra collo e polsi, il che significava che dopo pochi minuti si riempivano d'acqua. In più erano così sottili, anche se maglia di lana, una calzamaglia di lana, però dopo mezz'ora era freddo puro, non c'era altro da fare. A nuoto e da solo nelle acque antistanti Alessandretta e Mersina, il comandante Ferraro affondò 24.000 tonnellate di naviglio nemico, meritando la medaglia d'oro. Attenzione! Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Il fascismo cade pochi giorni dopo che gli alleati sono sbarcati in Sicilia. Si tratta in realtà di un suicidio voluto dai gerarchi del regime, che esautorano Mussolini, che poi verrà arrestato con una congiura di palazzo organizzata dagli ambienti della monarchia. Il popolo entusiasta festeggia per le strade la caduta della dittatura, sperando in una imminente fine della guerra. Ma il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio dichiara formalmente: la guerra continua. In questa nuova situazione il ruolo della Marina appare determinante non solo per la difesa delle coste. Il comandante Borghese è incaricato di studiare un'azione dimostrativa che dovrebbe portare i nostri mezzi d'assalto ad attaccare il porto di New York. Curten ispeziona alcune unità della nostra flotta, fra le quali la corazzata Ix. Nel giungere a bordo dell'Italia, l'ammiraglio De Curten saluta i vari comandanti delle unità presenti. Italiano, audizioni radiofoniche Eyar. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Fu una montata di sdegno, di nausea per quello che stava accadendo nel paese. Lo Stato Maggiore della Nazione, facendo corona al re, se ne andavano al sud a mettersi sotto la protezione dell'alleata, proclamando un armistizio che era impossibile, che era destinato a procurare dei lutti terribili, fatalmente, perché la disposizione delle truppe era così fatta che le truppe italiane erano mescolate con le Slavie in Italia, dappertutto. Comunicato per tutte le navi battenti bandiera italiana, affluire verso porti alleati. Così la nostra flotta, in buona parte integra, provenendo da varie basi, va a consegnarsi a Malta. Durante la traversata, un bombardamento dell'aviazione tedesca affonda la corazzata Roma, con a bordo l'ammiraglio Bergamini, che pure sembrava volesse dirigere verso la Maddalena, senza intenzione di arrendersi. Solo dalla base della decima MAS di La Spezia nessuno si muove. Il comandante Borghese lancia un appello per continuare la guerra, al fianco di chi, fino al giorno prima, era stato alleato. Borghese è un grande marinaio, stimato dai colleghi e dai suoi superiori, per di più è dotato di un notevole savoir-faire e di un grande carisma. Al suo appello risponderanno in molti. Io sono rimasto in dubbio circa una quindicina di giorni. Poi mi sono convinto che non era bene che io andassi al nord. Ho pensato che era meglio andare al sud, perché lì c'era il nostro re, che bene o male in quel momento rappresentava
l'Italia, molto più che la poteva rappresentare Borghese, che era un comandante di marina, decorato con 2 medaglie d'oro, ma sempre un comandante di marina, insomma. Ognuno naturalmente la vede a modo suo, ma un dirigente della nazione, che per caso è anche un re, con un capo di Stato Maggiore, che a un bel momento, in piena battaglia, lasciano il loro territorio per passare da un'altra parte, ci potranno essere anche delle giustificazioni. Però così, a occhio nudo, per un uomo con una capacità mentale relativa come poteva essere la mia, io l'ho preso per un tradimento. Oltrepassato il canale di Sicilia ed entrati in Calabria, dovrebbero andare a Salerno e marciano verso il nord. Eliminato lo stemma sabaudo, il tricolore continua a sventolare alla Spezia, dove Borghese rilascia peraltro regolare paga e congedo a chi vuole compiere una scelta diversa. Alla caserma di Muggiano affluisce ogni giorno una moltitudine di volontari, spesso giovanissimi. Borghese ha firmato un patto di alleanza con i tedeschi e dettato alcune disposizioni indispensabili per creare un nuovo stile. Rancio unico per tutti e panno della divisa uguale, promozioni sospese fino alla fine della guerra. Poiché i volontari arrivano a migliaia, si decide di formare alcuni reparti di fanteria di marina. I primi sono i nuotatori paracadutisti e il battaglione maestrale, che poi cambierà il nome in quello di Barbarigo. Io dissi no, vado al fronte e ci rimango, almeno chiunque mi chieda ma lei cosa fa qui, gli posso dire guardi che io sono un gentleman, i gentleman fanno la guerra da una parte sola. Accanto ai vecchi combattenti accorrono nella decima volontari di ogni età e di ogni censo. Ricordiamo fra gli altri il regista Marco Ferreri, l'attore Walter Chiari, il calciatore Benito Lorenzi e Arrigo Gattai, poi presidente del CONI. Immediatamente ho cercato di raggiungere la decima a Spezia. Ho trovato subito immediatamente il comandante Borghese e gli ho detto sono qua. Ah, dice benissimo, ti aspettavamo perché tutti i tuoi compagni sono già qui. Bene, dico io vengo a queste condizioni. Non attaccherò mai una nave italiana. Secondo, vorrei essere qui per salvare l'onore. E anche lui ha detto e questo è esattamente il nostro motto. È stata la decima MAS una compagine rivoluzionaria che si è ribellata al momento dell'8 settembre, dove i capi e i responsabili avevano abbandonato i soldati, i cittadini, tutti a mercé dello straniero. Certamente non andavamo d'accordo con i gruppuscoli che c'erano di Facino Rosso. Brigate Nere, tutte queste storie qui noi non le consideravamo neanche, insomma. Sono stato anch'io un volontario della decima flottiglia MAS. Avevo 16 anni, oggi è molto facile giudicarci, però con il senno del poi. Nessuno considera o vuol considerare quello che era l'humus culturale nel quale ci muovevamo. Nessuno di noi, ad esempio, sapeva assolutamente nulla dei campi di sterminio nazisti, come nessuno sapeva nulla molti maestri che allora scrivevano sui giornali, soprattutto quelli giovanili, oppure su riviste culturali come Primato, come Cinema. Non è che ci abbiano aiutato molto. Parlo di Pietro Ingrao, che è pure un maestro indiscusso e indiscutibile, parlo di Jaime Pintor, parlo di Giorgio Bocca. I loro erano articoli critici, è vero, però sempre nell'ambito di una stampa di regime, direi di un miglioramento di regime. Nessuno mai ci fece capire quanto fossero gravi le leggi razziali del 1938, che purtroppo ci passarono sopra come acqua. Va rilevato che i consensi ottenuti dal comandante Borghese sono in gran parte dovuti all'assoluta autonomia della decima, che combatte per l'onore, senza altre complicazioni. Si arruoleranno circa 30.000 volontari. Per loro è vietata l'iscrizione a qualunque partito. Ah, da notare che in quel momento esiste ufficialmente solo quello fascista. La decima era assolutamente apolitica.
non poteva assolutamente pensare di politica. Assolutamente nessuno mai ha pensato a politica. Nessuno mai ha pensato al fascismo. Dopo la liberazione di Mussolini, avvenuta il 10 settembre 1943, viene costituita a Rocca delle Caminate il governo della Repubblica Sociale Italiana, che poi si sposterà nelle regioni del nord, in particolare intorno al Lago di Garda, dove a Garniano il Duce ha installato a Villa Feltrinelli la sede della sua segreteria. Ricci è il capo della Guardia Nazionale Repubblicana, Pavolini del Partito Fascista Repubblicano e il vecchio maresciallo Graziani diventa capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Mussolini ottiene da Hitler l'armamento di alcune divisioni italiane che saranno addestrate in Germania. Per questo vengono chiamate alle armi le classi 1924 e 25. È un errore per la Repubblica Sociale, perché molti di coloro che hanno ricevuto la cartolina precetto preferiscono andare in montagna a ingrossare le fila, fino ad allora abbastanza esigue, del movimento partigiano, che ha preso le armi per combattere in nome della libertà e della democrazia. I volontari di Francia non sono stati costituiti da nessuno, si sono costituiti da soli. L'8 settembre è stato il crollo per tutti noi, per buona parte di noi. Un 40% dei ragazzi che hanno costituito poi il reparto erano figli di fuoriusciti o di gente che ha dovuto lasciare la patria per fare un'occupazione, un lavoro fuori d'Italia. E molti addirittura erano di estrazione socialcomunista. Adesioni abbiamo avuto anche da personaggi del mondo artistico, vedi Serge Réjani, mi ricordo di Yves Montand, la cantante Rina Ketty, che diciamo faceva parte dello spionaggio addirittura per conto del governo italiano. Le forze armate italiane sbandate erano state raccolte alla base atlantica di Bordeaux dal comandante Grossi, che comandava la base. Il comandante Grossi finalmente è riuscito a portarci alla base atlantica in 3 scaglioni. Arrivati alla base atlantica abbiamo formato la prima compagnia del battaglione Longobardo, che poi fu quella alla Venezia, in Italia, e che poi passò alla decima. Fui nominata capo dell'ufficio stampa della decima MAS e entrai immediatamente in azione. Dopo che iniziai l'attività dell'ufficio stampa, il comandante Borghese mi nominò sottotenente, quindi mi militarizzò. Immediatamente iniziai a studiare la composizione di un giornale che chiamammo Cambusa, La Cambusa. Questo è un giornale nostro. Tutti i giornali che uscivano nell'Italia del Nord erano soggetti alla censura sia del Ministero della Cultura Popolare, cosiddetto Minculpoco, sia del Propaganda Staffel dei tedeschi. La Cambusa fu l'unico giornale che uscì per mesi e mesi senza alcuna censura. Preparavamo tutto il materiale e poi andavamo alla tipografia del Corriere della Sera. Naturalmente andavamo sempre di sera, nelle ore tardi, quando l'attività era un po' calma. E al Corriere della Sera di Milano c'erano sempre di guardia due militari tedeschi. Noi arrivavamo, naturalmente nascondendo tutti i fogli, carichi di liquori, di birre e altri generi di conforto vari. Immediatamente facevamo partecipare a questo banchetto i tedeschi, li facevamo bere, finché finalmente erano fuori di gioco. Noi eravamo dei volontari, desiderosi di andare a combattere. Solo per quello ci siamo riuniti nella decima. In Italia invece si era costituito un ministero della Marina. Eravamo nelle stesse condizioni di prima. Non potevano dei rivoluzionari approvare un ministero con tutte le sue faccende. Per cui a capo del ministero era un ufficiale di Marina che era un'emanazione del partito fascista. Scrive che il sottosegretario alla Marina Ferrini, il capo della Guardia Nazionale Repubblicana Ricci e il segretario del partito fascista Pavolini
convinsero Mussolini della necessità di staccare dalla decima un migliaio di uomini da inserire nella Guardia Nazionale Repubblicana per la lotta antipartigiana in Piemonte e di inviarne altri in Germania per la costituenda divisione San Marco. Così le forze di mare della decima sarebbero state divise da quelle di terra. Per questo, mentre dal Ministero venivano inviati alla Spezia due ufficiali per prendere il comando della fanteria di Marina, Borghese venne chiamato da Mussolini. Buttazzoni arrestò i due ufficiali. Il comandante Borghese fu invitato poi a presentarsi da Mussolini e nell'anticamera di Mussolini un ufficiale gli chiese la pistola dicendo che era prassi che chi si recava da Mussolini non doveva essere armato e una volta con la pistola in mano gli comunicò l'arresto. Borghese fu portato al carcere di Brescia e dal carcere di Brescia, avendo capito la situazione, ci inviò un messaggio di stare molto calmi. Alla comunicazione di Borghese arrestato, indubbiamente alla Spezia si determinò una ribellione ed eravamo pronti a partire, anzi c'erano già i mezzi pronti a partire, per andare a occupare Salò, Brescia e chiunque ostacolasse le azioni del comandante Borghese. Questa era la politica che esisteva in Italia, cioè che non si permetteva al volontariato dell'esercito, al volontariato di gente che aveva voglia di andare a combattere, ma la si voleva distruggere. 7 giorni dopo, Borghese liberato torna al comando delle sue unità navali e delle sue fanterie di Marina. Il sottosegretario alla Marina Ferrini è sostituito dal contrammiraglio Sparzani. Tutta la decima accoglie trionfalmente il suo comandante. La notte fra il 21 e il 22 gennaio del 44 gli alleati sbarcano ad Anzio. I tedeschi sono tutti concentrati a Cassino e il generale Clark potrebbe quindi puntare dritto su Roma, invece perde tempo dando modo al generale Kesselring di organizzare una linea di difesa. Finalmente la fanteria di Marina della decima è chiamata al fronte. Il comandante Borghese consegna la bandiera di combattimento al battaglione Barbarigo, che il 19 febbraio del 1944 lascia la Spezia. Avrà il suo battesimo del fuoco sul fronte di Anzio e Nettuno il 10 marzo. Tutte le forze gente appare numericamente esiguo e per mancanza di tempo poco addestrato. In molti persero la vita, ma la disciplina e l'ardimento di tutti portarono a risultati sorprendenti. I mezzi d'assalto che già hanno operato ad Ancona sono al combattimento con successo anche sul mare di Anzio, grazie all'azione del tenente pilota Elio Scardamaglia, in seguito noto produttore cinematografico. Intanto altri reparti proseguivano nell'addestramento. Vediamo qui i nuotatori paracadutisti del comandante Nino Buttazzoni, che sin dal primo momento erano stati attivi con azioni di sabotaggio e informazioni oltre le linee, costate la vita ai giovani che abbiamo visto all'inizio. Si è trattato di azioni spesso tanto segrete che ancora oggi se ne sa poco o nulla. Viene formato un nuovo reparto di fanteria di Marina, il battaglione Lupo, che qui lascia la Spezia per la Valle dell'Era in Toscana.
battaglione Barbarigo, dopo le perdite subite nella lotta per la difesa di Roma, viene ricostituito a Ivrea. In Piemonte si sta anche formando la divisione decima di fanteria di marina. Da Bordeaux la compagnia dei volontari di Francia arriva a Venezia per poi trasferirsi a Ivrea, dove verrà inquadrata come reparto autonomo fra le fila del battaglione Fulmine. Costituire una divisione che vuole essere autonoma da tutto e da tutti non è impresa facile. Un gruppo di paracadutisti, sia pure a denti stretti, si trasforma in gruppo di contrabbandieri per portare in Svizzera attraverso la Val di Lanzo qualunque merce possa essere venduta in valuta pregiata per poter comprare armi. L'attività viene stroncata dalla Guardia Nazionale Repubblicana che denuncia, oltre al comandante Manzini e al comandante Buttazzoni, l'ex attore e tenente della decima Osvaldo Valenti, accusato non solo di contrabbando ma di aver stretto accordi con gruppi partigiani.